Cari amici di Lacciano, buongiorno e bentrovati a un altro incontro quotidiano con la parola del Signore. Questa mattina parleremo di un messaggio molto importante, di un versetto che voglio condividere con voi della lettura quotidiana. Nella Bibbia Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Gesù è vita, Gesù è il nostro creatore, ma sappiamo che purtroppo da quando questo mondo è entrato nel peccato con il giardino dell'Eden, dopo che Eva ha mangiato il frutto, la morte e la sofferenza fanno parte della nostra vita e ci accompagnano in questo percorso quotidiano. I nostri corpi che erano destinati a vivere in eterno e a ricevere la conoscenza del Signore adesso sono destinati a sofferenze e a malattie. E questo porta ad avere un degrado del nostro corpo e anche un degrado nella moralità. Non solo della moralità umana, ma anche della nostra natura. E vediamo ogni giorno sofferenze e atti di malvagità che avvengono su questa terra. Ma quando si parla di morte non è solo una morte fisica, ma molto spesso nella vita del cristiano si incontra la morte spirituale. Il versetto di questa mattina si trova in Efesini 5, versetto 14, e ci dice: perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà in te. Come cristiani, non solo come tutto il mondo viviamo una morte fisica, ma possiamo anche vivere una morte spirituale. L'invito del Signore ogni giorno nella nostra vita è quello di risvegliarci. Anche in Apocalisse sappiamo che Gesù è quello che bussa alle porte dei nostri cuori, vuole entrare nelle nostre vite. E c'è una condizione, alcune promesse che il Signore fa. Come facciamo a risvegliarci, a essere vivi, a essere pieni di Cristo? Volevo leggere con voi un altro passaggio della Bibbia che si trova in Giosuè. Al capitolo 1, versetto 8 e 9, il Signore ci dà delle istruzioni che ci possono indirizzare a come essere vivi, a come prosperare e stare bene anche su questa terra. Nei versetti 8 e 9 di Giosuè 1 dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto. Perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. Non te l'ho comandato? Sii forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno tuo Dio è con te dovunque tu andrai. Camminando con il Signore, rispettando le sue leggi e i suoi statuti, Lui sempre sarà con noi e non avremo mai una morte spirituale dalla quale dovremo risvegliarci. Quando incontriamo una morte spirituale, il Signore è quello che sempre bussa in modo che noi possiamo risvegliarci. Perché come la morte fisica, anche nel percorso di morte spirituale si incontra ancora più sofferenza, perché non siamo più in grado di capire ed avere l'armonia e la pace interiore che il Signore ci vuole dare. Cari fratelli, cari sorelle, questa mattina il Signore vuole che ognuno di noi, me e te, siamo risvegliati dalla sua potenza, dallo suo Spirito Santo, che possa entrare nelle nostre vite e noi possiamo continuare a camminare con il Signore fianco a fianco. Il Signore ce lo promette. E non vuoi anche tu avere questo risveglio nella tua vita? Non vuoi avere anche tu oggi sentire il potere vivificante e risvegliante di Dio dentro di te? Voglio dirti una cosa, questo potere, questo Spirito è lì pronto a essere ricevuto da te, basta solo chiederlo. Ancora una volta, Signore, il versetto dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà in te. Quando Cristo risplende le nostre vite, quando Cristo risplende in te, la tua vita diventerà esempio per altri, in modo che anche altri si possano risvegliare. L'obiettivo del cristiano, la commissione che Gesù ci ha dato, è di andare a predicare a tutte le leggi, nazioni e popoli, in modo che tutti insieme possiamo entrare nel regno eterno. E questa è una missione che il Signore ha dato a te e ha dato anche a me. Ma per compierla dobbiamo risvegliarci e restare svegli. L'assopirsi, all'addormentarsi nel cammino spirituale del cristiano porta solo a una sconfitta e dà la possibilità a Satana di entrare nelle nostre vite e di distruggerle, perché il suo unico obiettivo è la nostra distruzione. Ma l'obiettivo del Signore che abbiamo letto nella promessa, nel libro di Giosuè, è quello di prosperare e di accompagnarci nella via di ogni giorno. E questa vuole essere la mia condivisione con voi questa mattina, in modo che noi possiamo essere risvegliati ogni giorno dalla sua potenza. Preghiamo insieme. Caro Padre che sei in cielo, noi vogliamo ringraziarti perché tu ci vuoi dare il tuo Santo Spirito, Signore, se noi te lo chiediamo. Tu vuoi che noi siamo risvegliati dalla tua potenza in modo da poter essere di testimonianza di altri, Signore. Tu sai che a volte ci addormentiamo, ci assopiamo nel nostro cammino su questa terra, ma Signore, grazie alla tua
immensa grazia, quando noi ci rivolgiamo ancora verso te, quando ascoltiamo e seguiamo i tuoi precetti, i tuoi statuti, ritroviamo la forza di essere risvegliati dalla tua potenza, essere testimonianza per te e avere pace e serenità nelle nostre vite. Guidaci tu in questa giornata, in nome di Gesù.